col paninazzo. Questo va avanti fino alle 4 di stamattina. Il palco, sono proprio gli ultimi lavori prima di iniziare questa attesa del 2012, che come consuetudine quest'anno molti padovani potranno vivere in questa bellissima piazza che è una delle più grandi d'Europa. È un evento simbolo, un simbolo della città, questo attendere tutti assieme il 2012, che quest'anno si arricchisce anche di significato, perché certo stiamo attraversando un periodo particolare e tutti speriamo che il futuro porti qualcosa di buono, una rinascita di questo paese che se lo merita, che giustamente vuole ricominciare a camminare verso un futuro di speranza per le nostre famiglie. E questo credo sia l'augurio migliore da dare a tutti i padovani, un 2012 di serenità per le nostre case, è l'augurio che veramente vorrei fare a tutti. E un augurio particolare a quelli che questa sera sceglieranno di salutare il 2012 qui, in questo Prato della Valle, che ripeto è un po' il simbolo con cui Padova inizia a camminare verso il futuro e verso il nuovo anno. Come ti chiami? Riccardo. Come si chiama il tuo cane? Lilli. Sei pronto per la serata? Tu ci sarai? Sì, io ci sono e mi piace venire qua perché vedi i fuochi dal vivo. Cosa ti aspetti da questa serata? Che sia bella! Come ti chiami? Morris. Morris, sei pronto per la serata? Sì. Cosa ti aspetti da questa serata? Sarai qua questa sera in Prato della Valle a ascoltare la musica? No, sono da mia amica. Come è passato l'ultimo dell'anno? A casa. Compagnia di amici? Come? Bene. In compagnia? Sì. L'ultimo dell'anno, stavo lavorando. C'è qualche cosa che si aspetta da quest'anno? Ma speriamo il lavoro. Qualche augurio particolare per il nuovo anno? Ci siamo, manco tasse. Che vada meglio dell'altro.
C'è qualche augurio particolare per la tua vita? La mia ragazza. Bah, mi auguro che la gente sia più tranquilla, più serena. Sia migliore da anno vecchio.